altro piano, che è quello strategico per l'innovazione e la ricerca, che è stato messo a punto e emanato da poco col decreto che ha adottato il 1° aprile del 2015. E il mio compito qui è quello di darvi dei notizi appunto su come è nato questo piano, sul percorso che ha portato alla sua definizione, quali sono i contenuti, quali sono gli ambiti che si connettono con i temi del PAN e di questa giornata, quali sono gli soggetti e gli strumenti pensati e individuati e quali possono essere le azioni di coordinamento e di interazione tra le varie iniziative che sono previste all'interno di questo piano innovazione e anche in relazione ad altri ambiti programmatici, quali appunto il piano per l'uso sostenibile dell'impianto sanitario. Il piano doveva rispondere alle sfide che sono appunto quelle delle strategie europee, di conseguenza delle programmazioni nazionali per ridurre la pressione ambientale, per producendo appunto qualità, alimenti di qualità per tutti, tutela delle risorse ovviamente che entrano nel processo produttivo, un'attenzione anche alla produzione di nuovi materiali, quindi energia, altri beni non food, con recupero e valorizzazione degli scarti, la garanzia dei servizi ambientali con dei processi produttivi più sostenibili, assicurare la qualità della vita nelle aree rurali, molti aspetti sono stati anche citati nelle presentazioni di stamani, e garantire chiaramente efficienza economica e redditività dei sistemi agricoli. Quindi a queste sfide chiaramente l'agricoltura può rispondere con l'unica parola chiave che ormai conosciamo bene, che è la sostenibilità, che deve essere economica, ambientale, per tutelare le risorse, sociale, per soddisfare le attese dei cittadini. A questa si aggiunge anche la sostenibilità cosiddetta alimentare, di accettazione del cibo. Il piano nasce appunto in un contesto di politiche della programmazione 14-20, dove appunto abbiamo una parte che individua proprio nell'innovazione, come è già stato accennato, il fattore indispensabile per preparare l'agricoltura alle sfide del futuro. Come abbiamo visto dall'illustrazione del dottor Bisoffi, Horizon 2020, quindi la politica per la ricerca dà spazio anche ai temi che hanno attinenza con il settore agricolo, inclusa la bioeconomia che è anche più ampia, l'agricoltura sostenibile, offrendo degli strumenti anche non solo di ricerca vera e propria, ma anche per il coordinamento della ricerca. Sono già state citate le ERANET, le Joint Program Initiative, che quindi sono strumenti offerti agli enti finanziatori dei vari paesi per poter coordinare le iniziative. E la politica dell'innovazione si pone proprio come un ponte tra la politica di ricerca e la politica di sviluppo rurale, in qualche modo nell'ambito del nostro settore agricolo. E, infatti, i partenariati europei per l'innovazione che sono state appena citate sono proprio strumenti pensati dalla Commissione per creare un legame tra la ricerca e le esigenze specifiche di ogni settore. In particolare è stato lanciato uno di questi PEI, è proprio legato ai temi dell'agricoltura e alla produttività e alla sostenibilità dell'agricoltura, che ha tra l'altro prevede degli strumenti all'interno delle politiche dello sviluppo rurale, strumenti per l'innovazione, quali ad esempio i gruppi operativi, che sono appunto delle forme di partenariato per fare innovazione. Quindi, tenendo conto di queste delle sfide, del quadro politico presente, insomma il programmatico presente, per arrivare, era necessario ovviamente arrivare a una strategia nazionale per l'innovazione e la ricerca, partendo comunque con un processo bottom up, quindi partendo dall'analisi dei fabbisogni di innovazione. Quindi si è avviato un percorso ancora alla fine del 2012 in vista della nuova programmazione, che ha coinvolto numerosi soggetti, molti sono anche qui presenti, che hanno collaborato a vario titolo, e tra il 2012 e il 2013 sono state avviate le varie tappe che hanno portato poi a un evento pubblico del luglio scorso in cui è stata presentata la bozza, che poi è stata ulteriormente rifinita e ridiscussa negli ultimi mesi, e il lavoro è stato congiuntamente condotto dall'IPAF con le regioni e con gli enti di ricerca, per cui poi siamo arrivati appunto all'intesa in conferenza Stato-Regioni a febbraio scorso,
e per arrivare appunto il 1 aprile all'adozione del piano. Cosa contiene appunto il piano? Contiene un quadro di riferimento dell'innovazione, come accennava il dottor Bisoffi, l'innovazione diciamo che sembra quasi prevalente rispetto alla ricerca, in effetti l'intenzione di avere un piano dell'innovazione e della ricerca, in quanto appunto l'innovazione era l'elemento diciamo un po' chiave che abbiamo letto in questi documenti programmatici di scenario che sostengono appunto questo, che hanno sostenuto questo tipo di iniziativa. Quindi nel quadro di riferimento abbiamo anche appunto individuato distinzione tra innovazione e ricerca e sono state individuate alcune aree di intervento che costituiscono il cuore del piano, quindi la strategia che si ritiene necessaria per poter realizzare una politica di innovazione efficace per il settore. In un capitolo a parte trattate il tema dell'innovazione della ricerca nel settore pesca e acquacoltura e si individua anche un sistema di governo in qualche modo del documento programmatico, quindi soggetti e strumenti. Alcune aree, come vediamo, che ho evidenziato, sono un pochino più attinenti ai temi che sono poi di competenza del piano del PAN di cui oggi si tratta. E per quanto riguarda alcuni ambiti tematici, alcuni sono già stati presentati anche dalla presentazione del professor Pennacchio, che ha già individuato alcuni elementi all'interno che si connettono appunto con i temi di oggi, per esempio nell'area 1 che ha questo tema, questo ampio tema, l'aumento sostenibile della produttività, della redditività e dell'efficienza delle risorse negli ecosistemi, uno degli ambiti tematici sono appunto le scelte varietali, con le resistenze alle avversità biotiche, l'uso sostenibile dei nutrienti, dei prodotti fitosanitari, gli insetti utili, le molecole bioattive per la difesa delle piante, utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni, in un'altra area individuato il punto specifico dello sviluppo di sistemi innovativi a basso costo di produzione sostenibile delle piante e molte altre cose che sono un po' collocate in tutte le altre aree tematiche. Quindi rapidamente, facendo anche un rapido confronto gli ambiti tematici che sono citati anche nel PAN fitosanitario per quanto riguarda la ricerca e il trasferimento dell'innovazione in quelle parti dove il PAN tratta specificatamente di esigenze di ricerca, si ritrovano temi appunto paralleli ovviamente con i sistemi culturali resilienti, la prevenzione e la gestione delle avversità biotiche e dei danni causati dalle avversità, l'impatto ambientale dei prodotti. Quello che è importante considerare, a mio avviso, è appunto quali sono le caratteristiche del piano innovazione, intanto il suo approccio bottom-up che è partito dalle analisi di fabbisogni. Descrive già delle innovazioni che sono già disponibili per ogni area strategica, abbiamo individuato con un certo sforzo di tutti coloro che hanno collaborato le innovazioni disponibili che potevano già, che richiedono diversi tipi di misure e non misure di ricerca magari, ma misure appunto per la loro adozione. E fornisce poi degli indirizzi anche per promuovere delle modalità di lavoro in rete per migliorare l'efficacia delle risposte ai problemi. Si pone l'obiettivo di creare un linguaggio condiviso, quindi di nuovo appunto una distinzione, una differenza dell'ambito dell'innovazione e dell'ambito della ricerca, si rivolge all'intero sistema della conoscenza, al tutor, ai ricercatori, ma anche ai tecnici, alle imprese, a chi poi deve fruire della conoscenza acquisita. È inteso come documento dinamico, con la possibilità appunto di coinvolgere altri utenti, altri settori, di aggiornare i settori già coinvolti. Quindi non è un punto di arrivo, diciamo che il piano innovazione aveva un suo percorso, però questa è la prima tappa, la sua emanazione è sicuramente forse la prima tappa. Non reca risorse proprie, è un quadro ma vuole essere un quadro di riferimento unitario dove indichiamo, dove sono stati indicati tutti gli strumenti utilizzabili per la sua realizzazione. È stato descritto appunto qualcosa di Horizon 2020, la politica di sviluppo rurale, le politiche di coesione, quindi che sono poi state organizzate attraverso l'accordo di partenariato e tutte le politiche correlate ai temi, quindi dalla ricerca, all'agricoltura, all'ambiente, alla salute. Quindi queste caratteristiche evidenziano la molteplicità sia di soggetti che di strumenti che ovviamente richiedono un forte coordinamento.
chi sono i soggetti, i ministeri, le regioni, gli enti di ricerca, le imprese, i vari partenariati, in particolare con un'attenzione all'innovazione, partenariati privilegiati quali gruppi operativi che sono supportati dalla politica di sviluppo rurale attraverso il TSR, la rete rurale nazionale che giocherà il suo ruolo promuovendo l'innovazione perché svolge appunto attività in rete, la rete del partenariato europeo per l'innovazione, quello appunto che è stato già citato, che appunto è una rete delle reti in qualche modo che poi dovrà mettere insieme tutti i portatori di interesse. E quindi sarà necessario avere un sistema di rete coordinato e interconnesso. Quali sono gli strumenti? Come dicevo, appunto, come dicevamo, dobbiamo prevedere l'interazione di tutti gli strumenti che sono previsti nelle diverse politiche e che sono a supporto dell'innovazione e della ricerca, quindi a partire da quelli nazionali e regionali, le politiche del settore agricolo, quelle per la ricerca nello specifico, ma anche dei settori particolari, dell'agricoltura biologica, imprenditoria giovanile, eccetera, attraverso appunto l'utilizzo di queste risorse sia per la ricerca e l'innovazione in ambiti più nazionali, ma anche in ambiti internazionali, come è stato accennato attraverso le ERA nel TLGPI. Poi le politiche di ricerca attraverso PNR, la programmazione del MIUR, le politiche di coesione e le politiche per l'ambiente, quindi per il consumatore, per la salute, per l'istruzione e così via. Le politiche regionali ovviamente con PSR e altri strumenti regionali laddove possibile. E come è stato accennato anche appunto dagli strumenti europei di Horizon 2020, con delle social challenge che possono avere maggiore attinenza con questi temi. Attraverso, come dicevo, non solo dei progetti di ricerca, ma anche questi strumenti multi-actor project e thematic network, che non solo prevedono lo studio, ma anche la diffusione dei risultati. In particolare, per dare qualche piccolo esempio concreto, alcuni strumenti che il BIPAC ha utilizzato sulla base della 499, quindi di una delle leggi che adatterà il BIPAC appunto alla dotazione per poter sostenere ricerca, in passato, nell'ultimo decennio, sono stati attivati progetti di ricerca e di innovazione sui temi che hanno attinenza col PAN, una trentina di progetti che in tutto in parte erano dedicati a questi temi o sulla difesa, avversità, sulle tecniche per la difesa, con un impegno di circa 16 milioni di euro. Quindi hanno riguardato il controllo biologico, il monitoraggio degli incolminatori, la difesa di alcune colture, kiwi, gli ortaggi e così via, con un occhio particolare anche alle avversità energetiche. Alcuni di questi strumenti, diciamo, sono stati negli Eranet, appunto, come dicevamo, a cui il Ministero partecipa, che hanno temi di carattere fitosanitario, e in particolare al momento è attivo questo Eranet che nasce proprio con le esigenze della direttiva e quindi di quello che poi è nato a seguire, che è proprio un'azione di coordinamento delle iniziative di ricerca che riguardano la gestione integrata appunto delle avversità a livello europeo, che coinvolge 32 paesi, 21 paesi scusate, con 32 istituzioni e di cui mi fa parte. È chiaro che tutto questo ha bisogno di un fortissimo coordinamento e di interazione delle iniziative, quindi nell'ambito del piano innovazione è previsto un tavolo di coordinamento con tutti gli enti e soggetti che avranno lo scopo poi di monitorare e verificare l'attuazione del piano. La rete rurale avrà un ruolo forte appunto nel dialogo e nel collegamento sia tra gli attori istituzionali che tra questi e il mondo operativo, e un altro strumento indicato è il portale della conoscenza e innovazione, che dovrà rispondere alle necessità dei diversi utenti, tra le imprese, i ricercatori, le istituzioni, con la possibilità di integrarlo con tutte le banche dati disponibili per poter aumentare questa dotazione, diciamo, delle conoscenze, rappresentando anche un veicolo per modelli efficaci di diffusione dell'innovazione. Quindi tutti questi elementi si dovranno raccordare in qualche modo, e questo è l'auspicio, insomma,
questo penso che appunto la sede è proprio adatta per vedere i punti di contatto tra il piano innovazione, tra questi due ambiti programmatori, il piano fitosanitario da una parte, il piano innovazione con gli strumenti possibili, altre tessere del puzzle possono essere previste e pensate perché questo piano è comunque dinamico e quindi dovremo arrivare a ricomporlo per un'innovazione che sia adeguata alla sostenibilità necessaria. Grazie. Thank you.